Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. La NASA sta facendo un nuovo annuncio. Sembra che pochi giorni fa abbia fatto una piccola dichiarazione dicendo che lunedì 26 ottobre, cioè oggi, rivelerà un grande annuncio sulla Luna. Un annuncio di qualcosa che chiamiamo veramente emozionante, su cui non ci sono molti dati. Ma ci sono indicazioni di quello che potrebbe rivelare e che potrebbe essere qualcosa di molto legato al nuovo programma Artemis per tornare sulla Luna. Quello che dice la NASA è che esattamente il 26 ottobre alle 12, qui in Italia sono le 4 del pomeriggio, daranno una notizia di un'emozionante scoperta che hanno fatto con una tecnologia all'avanguardia. Soprattutto con l'Osservatorio Astronomico Infrarossi Stratosferico chiamato SOFIA. E questo è molto curioso perché questo osservatorio non è sulla Terra, o meglio, è sulla Terra perché consiste in un Boeing 747 SP, completamente accoppiato a questo aereo per poter vedere lo spazio infrarosso. Può evitare diversi strati dell'atmosfera che, diciamo, esercitano una sorta di interferenza e possono vedere lo spazio in modo più pulito. Sofia ha anche scoperto che l'atmosfera di Marte ha più ossigeno di quello che ci è stato detto. Ha scoperto l'ossigeno atomico nell'atmosfera. Ci mostra capacità piuttosto interessanti su questo riflettore a infrarossi. Riguardo alla Luna, questo riflettore a infrarossi potrebbe avere a che fare con la scoperta di qualche molecola. Questa è una mia opinione, ma non sappiamo ancora di cosa si tratta. Ma una cosa sembra chiara, che il progetto Artemis potrebbe centrare molto, ma a tal proposito abbiamo già fatto un video in precedenza. Queste cose che ci mostreranno possono essere interessanti o possono avere qualcosa di nascosto, come spesso è successo, soprattutto quando ci sono interessi coinvolti. Insomma, amici, questa è tutta l'informazione che vi posso portare oggi, non c'è molto altro. Molto probabilmente, nel momento in cui vedete il video, già sicuramente la NASA avrà dato la sua comunicazione e quindi staremo a vedere. Ma qui, a tal proposito, vorrei porvi una domanda. Vi siete mai chiesti perché l'uomo non è più tornato sulla Luna? Al di là di tutte le teorie complottiste, come quelle che non siamo mai stati sulla Luna, oppure che invece al contrario abbiamo trovato basi aliene e che gli alieni stessi ci hanno invitato a non mettere più piede sulla Luna, esistono motivazioni, chiamiamole così, più normali, che hanno indotto l'uomo a non ritornare sul suolo lunare. Qui analizzeremo un po' di storia per capire di più sull'uomo prima e dopo la missione lunare, analizzando il tutto anche dal punto di vista storico. Se siete interessati all'argomento, seguite il video fino in fondo. Il 20 luglio 1969 ebbe luogo uno degli eventi più importanti nella storia dell'umanità. Un uomo mise piede sulla Luna. È stato il culmine di oltre un decennio di lavoro scientifico, ingegneristico e politico e rappresenta uno dei nostri più grandi successi. Alla fine, gli Stati Uniti hanno effettuato 6 atterraggi sulla Luna, portando un totale di 12 astronauti sulla superficie lunare entro il 1972. E poi si sono fermati. Saranno presto trascorsi 5 decenni da quando gli umani hanno camminato sulla superficie lunare. Contrariamente a innumerevoli racconti di fantascienza, non abbiamo una base lunare. Ma perché? La risposta a questa domanda è tutta una matrice di ragioni per cui sfortunatamente le persone sono ancora attaccate alla Terra. Uno dei fattori chiave della spinta degli Stati Uniti a far atterrare gli umani sulla Luna era il suo senso di rivalità con l'Unione Sovietica. Secondo Ars Technica, negli anni 50 l'Unione Sovietica investì denaro e conoscenza nel suo programma spaziale e ottenne diversi risultati sorprendenti. Il satellite divenne il primo satellite artificiale della Terra in orbita nel 1957 e nel 1961 il pilota sovietico Yuri Gagarin divenne la prima persona a orbitare intorno alla Terra. All'inizio degli anni 60 sembrava chiaro che l'Unione Sovietica sarebbe stato il primo paese a sbarcare qualcuno sulla Luna. La guerra fredda era in pieno svolgimento e i potenziali vantaggi tecnologici e strategici che un'impresa del genere avrebbe potuto portare all'Unione Sovietica sollevarono le preoccupazioni americane. Nel 1962 il presidente Kennedy disse: "Questa è una gara che ci piaccia o no. Tutto quello che facciamo nello spazio dovrebbe essere connesso con l'arrivo sulla Luna prima dei russi." Come ha osservato l'ex capo storico della NASA, Roger Launius, la corsa allo spazio è stata in realtà una guerra organizzata tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.
Invece di schierare carri armati e truppe sulla Terra, i due paesi hanno inviato scienziati e ingegneri per rivendicare la Luna come propria, anche se era simbolico. Queste condizioni di guerra fredda non esistono più e finora nessun paese ha avuto con gli Stati Uniti la stessa rivalità dell'Unione Sovietica, il che elimina il motivo principale per cui siamo andati sulla Luna. Ci sono voluti più di 10 anni per arrivare sulla Luna per la prima volta. Ci sono voluti anche una quantità incredibile di denaro e impegno, sia mentale che fisico. E tutto potrebbe andare storto in qualsiasi momento. La tecnologia potrebbe fallire, gli astronauti potrebbero morire e il nuovo presidente potrebbe semplicemente annullare il progetto. I rischi politici erano così alti che era un miracolo che il progetto fosse un successo. Questi rischi politici sono solo peggiorati nei decenni trascorsi dalla nostra ultima visita sulla Luna. I vantaggi di tornare sulla Luna sono per lo più teorici. La ricerca e sviluppo è un motivo chiave per tornare, ma non esiste un tasso di rendimento chiaro. La base lunare potrebbe essere utilizzata come stazione di servizio, ma fino a quando non ci sarà un motivo più pratico per volare da e verso la Luna o usare la Luna come scalo durante il nostro viaggio verso un'altra località, i rischi associati a tale progetto spaventano. In poche parole, nessun politico vuole che il suo nome sia associato a una costosa perdita di tempo o un tragico disastro. È assolutamente vero che John Fitzgerald Kennedy è stato l'uomo che ha insistito per andare sulla Luna, citando la necessità di combattere i tentativi dei russi di dominare lo spazio, ma la verità è un po' meno stimolante, perché parte del motivo per cui il presidente Kennedy stava spingendo così tanto per il programma spaziale era il suo bisogno di pubblicità dopo una serie di sconvolgimenti politici che hanno scosso la sua amministrazione. Atterrare e volare intorno alla Luna nel 1969 è stata un'impresa incredibile, è costato un sacco di soldi e fatica. Ovviamente è stato uno dei motivi principali per cui gli americani non sono tornati alla fine del programma Apollo originale nel 1972. L'intero sistema per portare le persone sulla Luna non è mai stato progettato per essere ripetuto. In effetti è sorprendente che gli americani abbiano completato 17 missioni Apollo e abbiano visitato la Luna 6 volte. Se l'umanità vuole seriamente tornare, allora è necessario sviluppare un sistema sostenibile ed efficace per questo. Dopo lo sbarco sulla Luna nel 1969, il senso di urgenza che guidava il progetto svanì. Alla fine, gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Unione Sovietica sulla Luna e ogni successiva missione Apollo sembrava sottolineare quanto poco ottenessero da queste missioni costose e stressanti. Tutto giunse al culmine nel 1970, quando la missione Apollo 13 fallì. L'esplosione ha privato l'equipaggio di ossigeno e ha danneggiato il modulo, portando a un viaggio faticoso e intimidatorio verso casa nella nave paralizzata. Mentre gli astronauti sono tornati sani e salvi, l'incidente ha evidenziato il fatto che la navicella Apollo, secondo lo storico John Longson, era stata spinta ai limiti del suo funzionamento sicuro. Poco dopo, il presidente Nixon tagliò i fondi per l'atterraggio lunare e spostò l'attenzione della NASA su progetti più economici e più sicuri, come lo Skylab e lo Space Shuttle. Che ci piaccia o no, siamo una società capitalista. L'investimento in progetti paga a mandare persone sulla Luna e non porta alcun profitto. In effetti, se si considera quanto la tecnologia incredibilmente costosa brucia e cade nell'oceano e non viene mai più utilizzata, si tratta di enormi perdite. Ci sono diversi modi possibili per trasformare la Luna in un'operazione redditizia che attirerà investitori e denaro aziendale verso il progetto. La Luna è una ricca fonte di elio-3. Un elemento raro e finito che un giorno potrebbe diventare un'enorme fonte di energia. E anche la Luna potrebbe essere usata come punto di sosta per viaggi più lunghi. Ad esempio, per una missione con equipaggio su Marte potrebbe volare sulla Luna, fare rifornimento e avere molte più possibilità di arrivare sani e salvi sul pianeta rosso. Ma finché uno qualsiasi di questi scenari abbia un senso, abbiamo bisogno di una sorta di base lunare permanente. Il costo per la costruzione di una base è stimato di 100 miliardi di dollari. Mentre mantenere solo 4 astronauti su tale base costerebbe 36 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia, questo non significa che un ritorno sulla Luna sia completamente escluso.
Secondo il The Atlantic, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che l'unico modo per portare le persone su Marte in modo ragionevolmente sicuro è costruire una sorta di stazione di ritrasmissione sulla Luna. Gli astronauti dovrebbero viaggiare dalla Terra alla Luna, fare rifornimento e prendere altri accordi, quindi viaggiare dalla Luna a Marte, il che semplificherebbe la logistica del viaggio. Ma ciò significa che non torneremo ancora sulla Luna finché qualcuno non avrà investito denaro, talento e altre risorse in un viaggio su Marte. Quando la NASA ha annunciato l'intenzione di riportare gli astronauti americani sulla Luna entro il 2024, è stata considerata da molti eccessivamente ottimista. Ma anche se il programma è fallito, è stato eccitante. Secondo Reuters, il piano per tornare sulla Luna ha portato un lavoro importante su un razzo di nuova generazione, chiamato Space Launcher System, SLS, insieme a un nuovo modulo d'equipaggio chiamato Orion. Il programma ha incontrato alcuni ostacoli, superato già il budget di 2 miliardi di dollari, ma è stato programmato per essere testato per la prima volta quest'anno. Ma come qualsiasi altra industria, il mondo aerospaziale è stato colpito dalla pandemia globale. La NASA ha recentemente annunciato che sarebbe stata costretta a chiudere due strutture critiche: l'impianto di assemblaggio di Michoud e quello di Stennis Space Center del Mississippi. La chiusura è stata necessaria perché i dipendenti sono risultati positivi al coronavirus. E adesso, se tutto andrà secondo quanto ipotizzato, la data fissata per il ritorno della Luna, sull'unico satellite naturale della Terra, è prevista nel 2024. Costo totale dell'operazione 28 miliardi di dollari. Ma questa è tutta un'altra storia. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.